Si preannuncia un mese particolarmente difficile per il servizio ferroviario che collega le stazioni di Bergamo a Milano Centrale. Trenord ha annunciato necessari lavori di manutenzione sul nodo ferroviario di Milano che impone uno stop del collegamento tra le due stazioni a partire dal 9 novembre fino al 3 dicembre. I convogli fermeranno a Lambrate. Il provvedimento comporterà problemi alle linee Milano-Pioltello-Bergamo, Milano-Brescia-Verona-Porta Nuova e Mantova-Cremona Milano. Il comitato pendolari denuncia la decisione e chiede che i comitati pendolari vengano preventivamente notificati dall'assessore regionale e dal suo team, come avveniva fino al 2018. Chiede che i rappresentanti regionali dei viaggiatori vengano notificati di questa decisione e che vengano effettuati annunci vocali per tempo sui treni. Siamo in una dura ripresa e per oltre un mese fare in modo che tutti i treni da Bergamo a Milano Centrale si fermino e ripartano da Lambrate vuol dire che Bergamo sarà l'unico capoluogo di provincia in Lombardia a non avere più alcun collegamento diretto con la stazione centrale di Milano. Se si considera il periodo, poi, il mese che precede il Natale, di fatto si complica ulteriormente la vita dei pendolari, cittadini, studenti, turisti e di tutti i lavoratori che magari in centrale ci vanno per prendere un treno alta velocità. Si pensa a collegare Bergamo con Orio a Serio, terzo aeroporto nazionale, continua il comitato, ma non ci si sorprende della sospensione per un mese del collegamento diretto con Milano Centrale. E non si dica che c'è la metropolitana che collega le due stazioni. Provate a spiegarlo a chi avrà due valigie da trascinare per sottopassi, scale mobili non funzionanti e dovrà pure pagare 2 euro di biglietto ATM in più. Denunciamo il pessimo servizio lombardo a livello ferroviario che è servito per Bergamo.